Buonasera e benvenuti a un'altra puntata con la nostra storia. Puntata di riflessione quella di questa sera. Parleremo proprio di quella che è stata la nostra storia nel vero senso della parola, non solo la storia della televisione, ma la storia del nostro territorio. Tra il 10 settembre e il 23 ottobre del 1944 le nostre terre hanno vissuto quell'esperienza forte, unica, affascinante, conosciuta nelle pagine di storia come la Repubblica Partigiana dell'Ossola. Nel 2004, in occasione del 60° anniversario dei 40 giorni di libertà, si sono svolte lungo tutto il territorio della nostra provincia delle manifestazioni che riguardavano appunto le commemorazioni di questo importante evento, con l'obiettivo di ricordare quegli episodi e trasmettere soprattutto nuovi valori, quei valori alle nuove generazioni. Nel documentario che vi proponiamo ora, voluto dall'amministrazione comunale di Domodossola e dal loro sindaco Gianmauro Mottini, il diario di quelle celebrazioni con molte testimonianze di protagonisti che purtroppo molti di loro, se non quasi tutti, non sono più tra noi. Il documentario è stato realizzato da Vicio Azzurra TV e curato da Miria Sanzone e lo vediamo insieme. Alla fine dell'estate del 44 sembrava proprio che la guerra fosse agli sgoccioli. Nessuno credeva che sarebbe durata ancora tutto l'inverno e parte della primavera. E il nostro cuore era già domani. Tutti i nostri canti. Tra il settembre e l'ottobre del 1944, l'Ossola viveva una delle più gloriose pagine della sua storia. Mentre l'Italia intera era ancora in piena occupazione nazifascista, le forze della resistenza riuscivano a liberare temporaneamente il territorio sino a Mergozzo e Ornavasso. Ciò fu il risultato dei continui attacchi delle formazioni partigiane, che nella tarda estate di quell'anno si erano intensificati, sino a costringere i comandanti del presidio nazifascista ad arrendersi ai partigiani. Il 9 settembre 1944 a Domodossola si costituiva una giunta provvisoria di governo, presieduta da un medico, il professor Ettore Tibaldi, e composta da alcuni commissari di governo in rappresentanza dei vari partiti politici che partecipavano alla lotta di liberazione. Compito della giunta provvisoria, l'amministrazione civile e democratica del territorio liberato. L'esperimento di autogoverno durò 40 giorni. Il 22 ottobre dello stesso anno i nazifascisti rioccuparono l'Ossola e migliaia di cittadini fuggirono in Svizzera per paura di ritorsioni. La Repubblica Partigiana dell'Ossola, come venne definito successivamente questo breve periodo storico, fu uno dei primi esempi di democrazia in Italia e dai suoi valori trasse ispirazione anche la futura Costituzione italiana. 60 anni sono trascorsi da allora, ma in tutti gli ossolani è ancora forte e vivo il ricordo di quei gloriosi 40 giorni di libertà. Per celebrare quella pagina di storia, per rinnovare quei sentimenti e quei valori, per ricordarne i protagonisti, il comune di Domodossola ha dato vita a un comitato organizzatore, di cui hanno fatto parte provincia del VCO, Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, nel novarese VCO Piero Fornara, Associazione Partigiani, ex internati, combattenti e reduci, ex deportati, Federazione Associazioni Partigiane e Federazione Volontari Libertà del VCO. Ricco il calendario degli eventi, che ha preso il via ufficialmente giovedì 16 settembre e che si è concluso domenica 17 ottobre e che ha interessato tutto il territorio su cui operò la Repubblica Partigiana dell'Ossola. Il 16 settembre il sindaco di Domodossola, Gianmauro Mottini, ha inaugurato ufficialmente le celebrazioni del 60° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola. La serata si è svolta al Teatro Galletti ed è stata l'occasione per presentare alla cittadinanza il calendario delle manifestazioni, ma anche per riflettere sull'importanza storica e sociale della Repubblica Partigiana. Nella nostra società moderna, ha detto il presidente della provincia del VCO, Paolo Ravaioli, nel suo saluto, la strada da seguire è ancora quella tracciata allora, partecipazione e attitudine ad essere artefici del proprio destino. Quella Repubblica, ha spiegato Ravaioli, nacque dallo sforzo di chi non delegò a nessuno la scelta di diventare libero, pagando in molti casi con il bene prezioso della vita.
Alla cerimonia di inaugurazione ha voluto essere vicino anche il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che con un telegramma trasmesso al Sindaco Mottini ha sottolineato che le celebrazioni promosse in occasione del 60° della Repubblica dell'Ossola rappresentano un'occasione per rinnovare, in particolare tra i giovani, la memoria di quanti si sono sacrificati in difesa dei valori di libertà, giustizia, solidarietà, su cui si basa la nostra Costituzione. Lo sviluppo di questi ideali, ha scritto Ciampi, ha reso più salda la nostra democrazia nel suo cammino di crescita e di progresso e rafforza ogni giorno il nostro costruttivo impegno per un futuro di pace nel mondo. Sindaco, gli auguri del Presidente della Repubblica Ciampi per inaugurare ufficialmente le celebrazioni del 60° della Repubblica dell'Ossola. Sì, un gesto che ci onora, ci fa piacere, anche se evidentemente il piacere sarebbe stato più grande nel poterlo salutare di persona e onorare la sua presenza, con la sua presenza a questa grande manifestazione che si apre questa sera, questo 60° della Repubblica dell'Ossola, che veramente è una grande pagina della storia non solo locale ma credo nazionale, un momento da cui veramente prese il via, possiamo dirlo magari con un pizzico di orgoglio, quella che poi sarebbe stata la grande Repubblica Italiana. Alla serata erano presenti, oltre al presidente dell'Associazione Casa della Resistenza, anche i rappresentanti locali della Regione Piemonte. Giunta e Consiglio regionale hanno infatti sostenuto le iniziative del 60°, che più in particolare hanno goduto dell'appoggio e del contributo del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori, della resistenza e dei principi della Costituzione. Sono stati poi i giovani del Liceo Scientifico Spezia ad animare la seconda parte della serata con uno spettacolo dal titolo I giovani e la resistenza, ideato e presentato dal professor Antonio Lissa. La scelta è caduta sulla lettura di alcuni brani scritti da ex studenti del liceo sul tema della resistenza, intervallati da inserti musicali. E i giovani, ma non solo, sono stati i destinatari di alcune serate organizzate a Pieve Vergonte, a Villa d'Ossola e a Domodossola. Al Circolo Culturale Massari di Pieve sono state proiettate immagini cinematografiche sulla Resistenza, mentre al Teatro Galletti di Domo sono stati proposti documentari sullo stesso tema e più in particolare sulla Repubblica dell'Ossola. Serate che hanno permesso a giovani e meno giovani un approccio semplice e immediato con la nostra storia recente. E i giovanissimi sono stati protagonisti anche a Villa d'Ossola, in una serata al Teatro La Fabbrica, che ha visto sul palco alternarsi gli studenti delle classi quinte delle scuole elementari, che hanno proposto una rievocazione storica, e i musicisti della Società Filarmonica. Decine e decine di giovani, molti dei quali nemmeno ventenni, e poi padri e madri di famiglia. Tutti caduti 60 anni fa in Ossola, durante la Resistenza e quei giorni gloriosi che portarono alla liberazione del capoluogo e all'insediamento della giunta provvisoria di governo. Per onorarne la memoria, la città di Domodossola e Lampi, nell'ambito delle celebrazioni del 60° anniversario, hanno dedicato loro una cerimonia che si è svolta nella sala storica del Palazzo di Città. È stato reso onore a 34 caduti, da Guido Falcaro a Osvaldo Giovannone, da Bruno Matli ad Aldo Oliva, sino a Olga Zanotti e Annibale Dell'Orto. I caduti durante la lotta di liberazione furono ben più numerosi, ma solo dei 34 ricordati durante la cerimonia sono stati rintracciati familiari o discendenti. Dello stesso Silvestro Curotti, il partigiano Dom, che dopo aver tenuto testa da solo a decine di tedeschi, si sparò piuttosto che cadere in mano al nemico, non esistono più in zona familiari cui rendere omaggio.
a fratelli, figli, nipoti di quegli uomini e donne, giovani fucilati per aver dato vita all'insurrezione popolare di Villa d'Ossola, civili straziati dalle bombe, partigiani uccisi in combattimento in imboscate, è stata consegnata una pergamena, con incisa, oltre al nome, una frase a ricordo dell'importanza di quel sacrificio. Commozione, ricordo, ma anche ammirazione per queste persone che allora non esitarono a fare delle scelte, le scelte della parte giusta, e a dimostrare queste scelte anche con la vita, sacrificandola in nome di questi ideali che ci permettono oggi di vivere in questa democrazia, in un paese libero. È stata veramente una sorpresa, direi, vedere tanta gente riempire magari in modo anche difficile la sala storica, perché qualche persona purtroppo è rimasta in piedi, ma questa è la testimonianza di come quei valori allora come oggi sono quelli che veramente sono la base del nostro vivere civile. Al di là delle manifestazioni ufficiali che spesse volte diventano anche passerelle, questa è stata una cerimonia molto intima. E ricordare il dolore non è facile, oggi lo si è fatto e per me è stata una cosa importante. Tra gli eventi culturali inseriti nel calendario delle celebrazioni del sessantesimo, anche la mostra filatelica Resistenza, Deportazione e Prigionia, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Domese in collaborazione con il Centro Italiano Filatelia e Resistenza, e che si è tenuta presso la sala mostra di Piazza Fontana Domodossola. Una mostra per far rivivere la storia della resistenza della Repubblica Partigiana dell'Ossola attraverso il materiale d'epoca. Vignette, cartoline, corrispondenze, volantini, giornali, buste e francobolli, raccolti in quasi 500 fogli d'album. 8 collezioni private provenienti da tutto il nord Italia hanno raccontato la liberazione dell'Ossola, la deportazione e la prigionia, la figura dei carabinieri nella resistenza e quella dei militari italiani internati in Germania. Assessore, da appassionato filatelico, una mostra interessantissima. Sì, molto interessante, perché la comunicazione che avviene in un momento storico importantissimo come quello della Repubblica dell'Ossola è anche da un punto di vista filatelico interessante, perché ci sono molti aspetti che vanno approfonditi e c'è una continua ricerca di questo materiale. Questa mostra ha delle cartoline, dei francobolli che si riferiscono a quel periodo in cui noi stiamo celebrando il 60° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola, quel periodo in cui il popolo dell'Ossola con la propria determinazione si liberò dal giogo dell'oppressore. Speriamo che questi francobolli continuino a essere visti così come oggi anche in futuro, per tramandare ai posteri, a chi verrà, la memoria di questi giorni, perché non vengano ripetuti gli errori e gli orrori di quel periodo. In occasione dell'inaugurazione della mostra, avvenuta il 25 settembre, è stato attivato anche uno speciale annullo filatelico, dedicato al 60° anniversario della Repubblica dell'Ossola. A Ornavasso, presso il Santuario della Madonna del Boden, sabato 2 ottobre è stato inaugurato un cippo a ricordo della nascita della formazione partigiana Valtoce, raggruppamento Fratelli di Dio. Ornavasso fu infatti la culla della formazione partigiana dal caratteristico fazzoletto azzurro, e alla caduta della Repubblica dell'Ossola, proprio in zona, prese vita la seconda Valtoce, che insieme ad altre formazioni del raggruppamento di Dio, continuò tra l'Ossola e Mottarone la lotta sino alla liberazione di Milano nell'aprile 1945. Una terra dunque che diede un immenso contributo alla lotta partigiana. Abbiamo voluto con il raggruppamento partigiano di Dio partecipare a questa giornata nel 60° della Repubblica Partigiana dell'Ossola qui al Santuario del Boden, che è un posto, un luogo importante per la divisione Valtoce, che è nata proprio su queste montagne, sui sentieri che partono da qui e si alzano verso gli alpeggi,
e per attribuire e per dare anche esprimere la nostra gratitudine ai partigiani che hanno lasciato dei segni anche al nostro presente con la Casa Museo Partigiano, con la Biblioteca Comunale e oggi con questo monumento che ci è stato affidato e che noi come amministrazione e anche come nuove generazioni vogliamo portare avanti per fare nostro il loro messaggio civile e di impegno e di senso di responsabilità che è di tutte le generazioni. Sono commosso, ho il cuore che certamente risente dei 60 anni che sono trascorsi. Il cuore magari perde qualche colpo, ma lo spirito è quello di allora e quindi con lo stesso spirito, per lo stesso ideale, con la stessa fede, viva l'Italia! Una targa di dedica al popolo della Svizzera per dire ancora una volta grazie. Celebrando la Repubblica dell'Ossola non poteva mancare un momento di ricordo per l'aiuto fraterno generosamente offerto dalla vicina nazione. 60 anni fa, alla caduta della Repubblica dell'Ossola, la Svizzera apriva infatti le proprie porte e offriva conforto e asilo alle migliaia di ossolani in fuga per timore delle paventate rappresaglie nazifasciste. Di queste, 2500 erano bambini, per lo più dai 5 ai 13 anni di età, alcuni addirittura in fasce. Mentre i profughi adulti vivevano in campi, allestiti appositamente dalla Croce Rossa Svizzera e dalle autorità, i piccoli venivano ospitati dalle famiglie del luogo. Vi rimasero fino al mese di maggio del 1945, a guerra ultimata. In quei 7 mesi circa di permanenza oltralpe, i piccoli ossolani trovarono affetto, calore, amicizia e conforto. Studiarono, impararono anche qualche nozione di francese e tedesco, ma soprattutto riscoprirono il sapore della parola libertà, sconosciuto in Italia ormai da un ventennio. Si creò un legame così forte tra quei bambini e quelle famiglie, da rimanere ancora oggi, 60 anni dopo, ben radicato nei cuori di quelli che il tempo ha fatto divenire uomini e donne. Molti ex bambini del paese del pane bianco, come era chiamata allora la Svizzera, erano presenti alla cerimonia di scoprimento della targa di dedica della piazzetta ex carcere di Domodossola al popolo della Svizzera. Una cerimonia semplice che si è svolta nel pomeriggio di sabato 2 ottobre, ma fortemente sentita e attesa dagli ossolani. La targa trilingue ricorda l'aiuto fraterno generosamente offerto da quelli che gli ossolani non possono che definire amici svizzeri, a suggellare ancor più quel vincolo che li unisce da ben 60 anni. Sindaco, 30 anni fa in stazione internazionale veniva scoperta una targa di omaggio al popolo della Svizzera. A distanza di 30 anni, in occasione del 60esimo, un'altra targa, questa volta in pieno centro storico. Sì, anche perché 60 anni fa l'abnegazione e l'amicizia degli svizzeri fu veramente grande. I numeri di chi andò con i treni sia nel Locarnese che nel Vallese sono impressionanti. 15.000 circa persone, in maggior parte donne e bambini, 2.500 bambini, quindi veramente una grande dimostrazione allora di affetto, di riconoscenza che oggi si trasforma veramente in questa cerimonia che abbiamo voluto fare proprio nell'ambito del 60esimo, perché ci è sembrato giusto sottolineare con un atto ufficiale questa vicinanza e quello che allora rappresentò per l'Ossola l'amicizia degli svizzeri. L'abbiamo visto oggi che sono stati numerosi gli ex bambini che oggi sono nonni, che sono venuti qua a testimoniare il loro affetto, qualcuno ha letto la poesia, altro ha letto un messaggio, evidentemente sì, e poi lo si sente anche parlando con loro nelle occasioni normalissime, quando ci si incontra eccetera, gli è rimasto dentro questo ricordo di questa mano tesa, come è chiamata oggi, la mano tesa degli amici svizzeri, è rimasta. Franco Siccoli è uno degli ex bambini del paese del pane bianco. Che ricordo ha di quei giorni, da chi fu ospitato, come visse quella esperienza? Per me è stata esperienza, ho dei bellissimi ricordi, anche se ero un bambino, ma sono commisurati all'età che avevo. E io sono stato ospitato in casa di una lontanissima parente di mia mamma, ma oramai naturalizzata svizzera, sposata con uno svizzero. Quando io sono andato là lei aveva più o meno una 60ina d'anni.
ho passato là quasi 9 mesi e sono stati, pensandoci dopo, sono stati 9 mesi bellissimi, perché allora non valutavo, non capivo, mi sfuggivano certe cose. Io ho imparato di più in quei 9 mesi che nei 10 anni precedenti in pratica. Quindi per me la Svizzera è un bellissimo ricordo e tra l'altro ci torno frequentemente. Mi ricordo tutto perché sono stata benissimo, benissimo, sono stata trattata bene ed ero mio zio, io chiamo zio e zia, adesso non ci sono più, poverini. Mio zio era di Massiola, italiano, mia zia francese. E sono stata là 8 mesi e quando sono venuta a casa non parlavo più l'italiano, parlavo solo lo svizzero. Durante la Resistenza e più in particolare la Repubblica dell'Ossola, 6 testate giornalistiche fornivano informazioni minute per la popolazione ed erano utilizzate anche per la propaganda. Ma i mezzi di comunicazione in quel periodo erano svariati e numerosi. Una panoramica su come si comunicava e si faceva informazione l'ha fornito il convegno organizzato venerdì 8 ottobre al Teatro Galletti e dal titolo «I mezzi di comunicazione dei partigiani e la stampa nella Repubblica dell'Ossola». Moderatore del convegno, il direttore dell'Istituto Storico e della Resistenza nel novarese VCO Piero Fornara, dottor Mauro Begozzi. Che non appena si è potuto godere di un periodo di libertà, ecco esplodere, no, la libertà di stampa. 11 testate, 39 numeri di giornali in solo 40 giorni, tirature altissime, la dicono lunga del bisogno, dell'esigenza anche di leggere stampa libera, opinioni diverse. Questo è un grande merito della Repubblica dell'Ossola, no? Con interventi censori del tutto marginali, per esempio, e relativi soltanto a questioni di sicurezza. Le forme di comunicazione, abbiamo sentito stamattina, erano tantissime, erano diverse, dalle più semplici, il passaggio di parola, radio scarpa, anche a cose più sofisticate. Certo, i mezzi erano diversi, non si poteva attaccare i manifesti di De Pero, no, o i famosi manifesti che venivano messi, ma la comunicazione fu uno dei temi presenti nei comandi partigiani, nel CLN. Era importante controbattere e dire verità rispetto a una 20 anni di censura e di propaganda sui giornali italiani. L'importanza di questo convegno è proprio quello di mettere in luce i diversi aspetti della comunicazione, non soltanto i giornali, quindi, ma come abbiamo sentito, aspetti della comunicazione militare, della comunicazione civile, del ruolo, dei tentativi di mettere in piedi una radio, abortirono ovviamente per il poco tempo, ma c'era coscienza dell'importanza di comunicare. Nell'ambito delle celebrazioni della Repubblica dell'Ossola non poteva mancare un momento dedicato alla musica. E così protagonista al Teatro La Fabbrica di Villa d'Ossola è stata la fanfara del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia, diretta dal brigadiere capo Onofrio Muscolino. Per il concerto del 60° della Repubblica Partigiana, la fanfara, sabato 9 ottobre, ha proposto un repertorio variegato, dalla classica marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri, la Fedelissima, a sinfonie tratte dalla Norma e dall'Italiano in Algeri, sino a colonne sonore di colossal cinematografici e successi degli anni 50. Il sottosegretario di Stato onorevole Paolo Mammola, 8 città decorate di medaglie al valor militare, parlamentari, autorità civili e militari,
52 sindaci del VCO e del Piemonte e centinaia di partigiani hanno partecipato alla cerimonia commemorativa ufficiale del 60° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola, che si è svolta a Domodossola domenica 10 ottobre. Una cerimonia iniziata alle prime ore del mattino con l'omaggio floreale alla croce in ricordo dei caduti della Resistenza, ai monumenti Interarma e Anmi presso il cimitero capoluogo, cui è seguita alle 9.30 la messa in collegiata officiata da Don Renzo Cozzi con la partecipazione delle effigi dei comuni e dei labari delle associazioni. Alle 10 il concentramento in piazza Repubblica dell'Ossola con la fanfara dell'arma del 3° Battaglione Carabinieri schierata per il servizio di accompagnamento della cerimonia e il picchetto d'onore della Guardia di Finanza. Il corteo, accompagnato dal civico corpo musicale di Domodossola, è partito da Palazzo di Città poco dopo le ore 10.30. Un lungo corteo con in testa il gonfalone decorato di medaglia d'oro della città di Domodossola, seguito da quelli delle città di Cuneo, Torino, Milano, Alba, del comune di Stazzema, della città di Varallo Sesia, quello decorato di medaglia d'argento del comune di Valstrona e infine quello decorato di medaglia di bronzo della città di Busto Arsizio. Via via poi i gonfaloni della regione Piemonte, delle province di Novara e VCO, delle città e comuni del VCO e del Piemonte, le associazioni combattentistiche d'arma con i rispettivi labari e gli ex partigiani accompagnati da uno striscione con la scritta «Ora e sempre Resistenza». E poi tanti semplici cittadini e bambini a testimoniare l'amorevole vicinanza anche della gente comune ai partigiani, ai combattenti, agli ex internati e reduci, veri protagonisti della giornata. Da Piazza Repubblica dell'Ossola il corteo si è mosso verso Via Galletti e Piazza Orsi Mosè. Qui è stato reso un omaggio floreale al monumento agli alpini, a ricordo del partigiano alpino Silvestro Curotti. Il corteo ha poi percorso Corso di Segna, Corso Paolo Ferraris e Corso Moneta. Al fare il suo ingresso per primo in Piazza Matteotti, dove si è svolta la cerimonia ufficiale, il gonfalone decorato di medaglia d'oro della città di Domodossola, accompagnato dal sindaco e dalle autorità. Poi gli altri gonfaloni decorati, quelli di provincia di VCO e Novara e comuni del VCO e del Piemonte, le associazioni e gli ex partigiani. A inizio cerimonia gli onori ai gonfaloni decorati. L'alza bandiera. E la deposizione della corona d'alloro al monumento alla Resistenza. Sul palco allestito a ridosso della stazione internazionale è stata poi la volta dei saluti. Il sindaco Gianmauro Mottini ha spiegato che l'obiettivo delle celebrazioni è stato quello di rendere soprattutto onore alla popolazione ossolana, che 60 anni fa ha saputo essere unita e dare vita a quella splendida e indimenticabile pagina di storia durata 40 giorni. Celebrare la Repubblica dell'Ossola oggi, ha detto, alla luce dei tragici accadimenti che ogni giorno vediamo nel mondo, ha un forte significato, proprio perché ci ha insegnato che l'unica strada che l'umanità può percorrere per crescere e progredire è quella della pace, della libertà, della solidarietà. Valori che la dittatura aveva calpestato ma non vinto e che puntualmente sono allora risorti per diventare i pilastri sui quali venne poi fondata l'Italia repubblicana di oggi. Sono seguiti poi gli interventi del presidente della provincia del VCO, Paolo Ravaioli, del presidente dell'associazione Casa della Resistenza, Vittorio Beltrami, e dell'assessore regionale, Giovanni Carlo Laratore.
Oratore ufficiale della cerimonia commemorativa del 60° anniversario della Repubblica dell'Ossola, l'onorevole Aldo Agnasi, presidente nazionale della FIAP, la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Agnasi, ex sindaco di Milano e ministro in 4 governi, decorato di medaglia d'argento al valor militare e di 2 croci di guerra, ha voluto ricordare il saldo legame esistente tra il governo insediatosi nell'Ossola liberata dai partigiani nell'autunno 44 e la nostra Costituzione. E l'occasione, ha detto, per dire grazie alla popolazione ossolana che con quell'esperienza di autogoverno in un'Italia ancora in mano ai tedeschi mostrò quell'ansia riformatrice che ha poi anticipato principi e valori che furono recepiti nella Costituzione italiana. Giorni di libertà che videro adottare provvedimenti eccezionali per il loro valore civile e democratico. È stato poi il sottosegretario ai trasporti, onorevole Paolo Mammola, a portare il saluto a nome del governo. Ma io credo che queste tradizioni, questi momenti di ricordo siano comunque sempre occasioni importanti. Al di là delle facili critiche, delle facili così congetture che si possono fare, che derivano poi dallo scontro politico, l'ho detto nel mio breve intervento, credo sia sempre importante non perdere le proprie radici, le proprie tradizioni e i valori che hanno caratterizzato una terra, perché sono il presupposto per migliorare sempre e per andare avanti con un futuro di certezze e non di incertezze. Onorevole Agnasi, questa celebrazione del 60° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola assume un significato particolare, soprattutto in questo momento in cui si sta discutendo della riforma della Costituzione italiana di Devolution. È sicuramente un'iniziativa che merita il nostro riconoscimento e ringraziamento, non solo il nostro dei partigiani, ma credo da parte degli italiani, che hanno in questa giornata avuto modo di ricordare uno degli eventi più gloriosi, non solo dal punto di vista militare, ma particolarmente dal punto di vista politico e democratico. L'Ossola è e rimane proprio un legame, un collegamento tra quelle giornate del settembre-ottobre 44 e la Repubblica Italiana, che ha raccolto principi, ideali e valori. Presidente Ciampi sostiene questi valori, lo ha fatto più volte. Direi che è forse, se non l'unico, certamente uno dei pochi che non lascia mai passare occasione per ricordare agli italiani il valore della libertà e della giustizia e che la Costituzione ha le radici nella Resistenza. Un altro grande presidente invece, Sandro Pertini, dice: cercate di non dimenticare di insegnare ai giovani. Ecco, io ho voluto proprio concludere così. Lui ci ha lasciato, direi, questo messaggio: parlate della libertà perché i giovani sappiano e i vecchi ricordino. La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena commemorativa firmata dal sindaco di Domodossola, Mottini, dal presidente del Consiglio Comunale di Cuneo, Alberto Serpico, dall'assessore comunale di Torino, Maria Grazia Sestero, dal consigliere comunale di Alba, Mario Sandri, dal consigliere comunale di Stazzema, Fabio Ulisse Tommasi, dall'assessore comunale di Varallo Sesia, Eraldo Botta, dal sindaco di Valstrona, Valentino Valentini, e dall'assessore comunale di Busto Arsizio, Franco Castiglioni. La pergamena, che nei giorni precedenti la cerimonia era stata firmata anche dal sindaco di Milano, Gabriele Albertini, suggella il vincolo di amicizia tra le città e i comuni decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare, convenuti a Domodossola in occasione del 60° della Repubblica Partigiana. Un vincolo di amicizia che discende anche dagli eventi del 1944. Domenica 17 ottobre, a Goglio di Baceno, una suggestiva cerimonia ha commemorato l'anniversario dell'eccidio della funivia. Era il 17 ottobre 1944, quando il fuoco nazista spezzò le giovani vite di 4 partigiani milanesi. Un volo di colombe liberate nel cielo di Devero, uno struggente canto partigiano e le note del silenzio per commemorare quel tragico episodio in cui i partigiani, disarmati e bloccati per un guasto sulla cabina della funivia mentre tentavano di raggiungere l'Alpe Devero, furono oggetto di un tiro al bersaglio da parte dei nazisti. 4 appunto persero la vita,
molti altri rimasero feriti. Con la cerimonia di Goglio si è chiuso ufficialmente il calendario delle celebrazioni del 60° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola, ma numerose altre iniziative, organizzate dalle locali associazioni, si sono svolte in provincia per ricordare singoli episodi o protagonisti. Numerose anche le iniziative editoriali, realizzate dall'amministrazione comunale di Domodossola con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino, e che consentiranno di diffondere e tramandare anche ai giovani, attraverso libri, mostre e filmati, la storia, i valori e i sentimenti di quei 40 giorni di libertà. Un grazie Ossola, grazie per quello che ha fatto in allora, grazie per quella che è stata, grazie per quella che è oggi, in una costante difesa di valori di fondo e di principi, grazie per aver voluto ricordare il passaggio di una generazione che si sta estinguendo e che ha ridato un grosso respiro di libertà all'Italia. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Ricordo, molti lo hanno già fatto, che potete scriverci all'indirizzo marcello.perugini@alice.it e vi ricordo sempre che siamo in onda tutti i mercoledì alle 20.40 circa e a lunedì in replica alle 18.45. Grazie dell'attenzione e buonasera.